Ciao a tutti, sono Mattia, bentornati sul mio canale. Oggi vi parlo del TS100, il saldatore che vi ho consigliato nell'ultimo video update. Non vi farò una recensione, anche se la mia recensione in breve è compratelo, perché è un saldatore che per il nostro hobby è perfetto, raggiunge una temperatura stock di 400 gradi, che è più che sufficiente per tutte le saldature di un quadricottero. E con il custom firmware di cui parliamo oggi si ha una temperatura di boost di 450 gradi, che è un aiuto per le saldature più grosse come l'XT60. In questo video vi mostrerò come installare Ralin, che è un custom firmware studiato per questo saldatore, e questo custom firmware vi permette di cambiare tutte le impostazioni senza dover utilizzare il computer. Se avete il TS100 sapete che per modificare le impostazioni bisogna collegarlo tramite USB al computer e modificare un file di testo con le nuove impostazioni che abbiamo scelto. Tramite il nuovo firmware invece si fa tutto con i tasti. Vedrete com'è il menu modificato, vedrete che ci sono tante impostazioni anche non disponibili nella versione originale, e vi mostrerò anche come caricare un logo che verrà mostrato all'avvio del saldatore quando collegate la batteria o l'alimentatore. Qui sulla scrivania vedete il mio TS100. Ora ho installato il firmware originale che ho reinstallato in modo da potervi mostrare come effettuare l'installazione. A schermo invece vedete la pagina GitHub del firmware custom per il nostro TS100. Il firmware custom è sviluppato da tale Ralin e vediamo in questa pagina tutte le caratteristiche del firmware che andremo ad installare e ci dice, come vedete, quali caratteristiche vengono aggiunte, quali modificate e anche qual è il procedimento per installare il nuovo firmware. Ora io ho già scaricato la versione TS100 IT dalla pagina releases. Ora vedete, pagina release, abbiamo l'ultima versione 2.0.4.1 ed io ho scaricato la versione IT, che dovrebbe essere quella in lingua italiana. Ora il file è nella mia cartella download, per comodità lo sposto sul desktop. Ora, se noi andiamo a vedere nella nostra guida, la teniamo qui in parte, qui ci dice di tenere premuto il tasto più vicino alla punta che si utilizza nel firmware originale per far partire il saldatore e farlo andare in temperatura. Tengo premuto, ho un cavo USB, mi raccomando utilizzate un buon cavo USB, e vedete sono entrati in modalità DFU. DFU, come anche in altri sistemi, è sempre considerato la modalità in cui si va ad aggiornare il firmware o a correggere degli errori nel firmware già installato. Vedete che è uscito qui, io lo premo e faccio apri cartella per visualizzare i file. Lo vedete qui in questa cartella non vi è nulla e se noi seguiamo le istruzioni ci dice che apparirà come una memoria USB ed è quello che è successo e ci dice di trascinare il file .exe all'interno di questa memoria. Prendiamo il file .exe, lo trascino. Vedete che viene avviato il trasferimento del file, la unità si disconnette e poi si riconnette e come avete visto si è disconnessa e ora si è riconnessa. Il file ora non è più un file hex, ma è un file RDY e come vedete qui, se finisce in RDY, l'aggiornamento è fatto. Abbiamo quindi già completato il nostro aggiornamento. Ora ci dice che possiamo disconnettere la periferica USB. Vado a disconnettere. E ora vado a prendere una lipo e con una lipo il cavo e vi mostro come è cambiato il menu. Qui ho il cavo con l'XT60 da una parte e il plug barrel dall'altra. Vado a connettermi ad una 3S. E poi vado a connettermi e vedete che ci mostra subito la prima differenza con il firmware originale. Se ricordate, all'avvio il firmware originale vi diceva di premere il tasto più vicino alla punta per poter avviare la temperatura. Ora invece vi mostra due impostazioni, una che vi porta al saldare ed una che vi porta alle impostazioni. Noi premiamo sulle impostazioni e come vedete nel menu potete navigare tra le varie funzioni, tra le varie impostazioni. Ora premiamo questo tasto, entriamo nella modalità che ci dice LiPo 3S e quindi ora il caricabatterie ci dirà
in automatico quando la batteria 3S che abbiamo collegato è scarica, aiutandoci a non rovinare la lipo che stiamo utilizzando. Ora passo a operazioni saldatura, premiamo funzione turbo abilitata. La funzione turbo è molto interessante, secondo me da sola vale l'upgrade del firmware. Cosa fa la funzione turbo? La funzione turbo, tenendo premuto un tasto, vi permette di avere per qualche secondo una temperatura più alta sulla punta. L'aumento è anche di 50 gradi, quindi da 400 potete passare a 450 gradi. Ciò significa che se dovete saldare un XT60, utilizzando questa funzione, per qualche secondo fate un bump a 450 e riuscite a saldarla più facilmente. Quindi funzione turbo mi dice che è selezionata, temperatura funzione turbo io la porto a 4,50, poi avvio automatico non lo voglio selezionare, e quindi abbiamo visto le funzioni di saldatura. Ora passiamo a risparmio energetico. Temperatura standby è la temperatura alla quale il saldatore si stabilizza quando non viene utilizzato, e come vedete tutte queste cose che io vi sto dicendo in realtà ve le dice anche a display con un menu tutto in italiano. Ora proviamo a passare avanti. Qui ci dice timer standby 01M, immagino stia per un minuto, vedete 3 minuti fino a 20 secondi, io penso che un minuto sia ottimo. Poi timer di arresto, che se vi dimenticate il saldatore collegato, dopo un certo intervallo di tempo, quello che selezioniamo qui, il saldatore si spegnerà da solo e quindi vi eviterà di danneggiare la lipo perché il consumo sarà irrisorio, o comunque di danneggiare la punta che, rimanendo accesa magari tutta la notte, andrebbe a rovinarsi e dovreste cambiare la punta. Vi spiega anche qui tutto a schermo, andiamo a premere. 10 minuti direi che va bene. Sensibilità al movimento, come sapete il TS100 si avvia in automatico e si mette in stand by quando lo lasciamo per molto tempo fermo. Con questo setting potete decidere quanto è sensibile questo movimento. Infatti, se voi state lavorando sul banco e date un colpo alla scrivania, potete far ripartire la temperatura. Questo potrebbe essere un problema, soprattutto mentre state avvitando il frame del vostro quad o cose del genere, e la soluzione è diminuire la sensibilità. Quindi sensibilità movimento, e abbiamo visto quindi tutte le opzioni del risparmio energetico. Andiamo avanti. Interfaccia utente, unità di temperatura vi fa passare da Celsius a Fahrenheit. Poi andiamo avanti. Orientamento del display è per cambiare da mancini a destri. Io utilizzo il saldatore con la destra, quindi mi fa comodo avere il display in questa orientazione. Se fossi mancino potrei cambiarlo. Si può tra l'altro impostare il cambiamento automatico di questa impostazione. Poi continuiamo. Avviso punta calda è per farvi sapere che la punta è ancora calda mentre il saldatore si sta raffreddando, per non danneggiarla. Velocità testo è come scorre il testo all'interno del display. E quindi abbiamo finito anche le impostazioni dell'interfaccia utente. Andiamo avanti. Opzioni avanzate. Mostra dettagli, ci dice mostra informazioni dettagliate con un carattere più piccolo all'interno della schermata principale. Proviamo ad attivarlo, vediamo. Ok, poi dettagli saldatura, è la stessa cosa però nel menu saldatura. Poi andiamo avanti. Ripristino impostazioni, vi riporta alle impostazioni originali. Calibrazione temperatura, vi permette di regolare la temperatura della termocoppia e quindi avere una lettura più precisa della temperatura a quale si trova il saldatore. Poi abbiamo calibrazione tensione, molto importante soprattutto per noi che andiamo ad utilizzare questo saldatore con una lipo. Infatti se voi
utilizzate un multimetro potete, o un lipo checker, potete vedere a che voltaggio si trova la vostra lipo, collegarla al nostro saldatore e andare a regolare la lettura dei volt che ha il saldatore. Questo ci permette di avere un'idea precisa di quello che è il consumo della nostra lipo e sapere quando è ora di staccarla. Quindi calibrazione e tensione, e abbiamo finito anche le opzioni avanzate. Qui vedete, vi dà le informazioni che abbiamo selezionato prima, quindi vi dà informazioni sulla punta e informazioni sui volti in ingresso 11.3. infatti sto utilizzando una lipo 3S a una corrente di storage, come avete visto, quindi è tutto abbastanza semplice. Vedete che se tengo premuto compare la freccia ed è l'opzione boost, che quindi se fossi già in temperatura mi darebbe quei 50 gradi in più. Qui vedete, vado al cambio della temperatura 320, e se vi ricordate prima nel menu, se vedete, ora ho collegato di nuovo e mi dice 187 di 310, 187 la temperatura attuale e 310 la temperatura obiettivo se io attivo il saldatore. Quindi avete visto. Altra cosa che possiamo fare è creare un custom logo che verrà mostrato nello schermino del nostro saldatore quando andremo ad avviarlo. Proviamo subito a modificare anche il logo. Vedete che qui ho aperto l'applicazione che ho scaricato dal GitHub e ci dice load image. Come immagine voglio provare ad utilizzare quella che ho preparato per la Quick 7. Proviamo a fare load image. Vado nella mia chiavetta e Quick 7 BMP, apri e vedete che ha portato l'immagine ultra all'interno del nostro spazio. Se do stretch la modifica allungandola, se do fit utilizza solo quello spazio. Proviamo a fare stretch, save DFU file, e vedete che lo salva in un file proprio come quello che abbiamo utilizzato per installare l'upgrade firmware. Lo salviamo in desktop, lo chiamiamo logo, salva e è comparso qui. Chiudiamo l'applicazione. Ora collego il saldatore esattamente come ho fatto per l'upgrade. Vedete che compare subito in modalità DFU. Trascino il logo e il saldatore si riavvia. Vedete anche qui che il formato cambia in R di Y e dovremmo aver fatto quello che volevamo fare. Proviamo a scollegare il saldatore, prendiamo la batteria con il cavo e andiamo a collegare il saldatore. E vedete che è comparso il mio logo. Quindi ce l'abbiamo fatta, ve lo rimostro rovesciato perché il sensore ha cambiato impostazione. Ecco ancora il logo. Quindi come avete visto è molto semplice anche l'upgrade per il logo. Spero che questo video vi sia stato d'aiuto. Se lo è stato, iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace a questo video, commentate, cliccate sulla campanella per ricevere notifiche ogni volta che pubblicherò un nuovo video. Grazie per l'attenzione, ciao! We'll be right back.